Salve carissimi amici YouTube e bentornati nella soffitta di camera mia. Quest'oggi ringraziamo TK per avermi dato la possibilità di leggere Nightwing anno 1, edito all'epoca da Planeta De Agostini, non ancora riproposto né dalla Lion né come riproposizione Planeta da magazzino, quindi verrà fatto non solo, non lo so. Scritto da Chuck Dixon e Scotty Beatty, disegnato da Scott McDaniel ed Andy Owens. Quest'anno è Nightwing compie gli anni. Sì, lo fa tutti gli anni, ok, d'accordo. Però quest'anno Nightwing ne compie 75. Perché? Perché il personaggio che sta dietro la maschera di Nightwing è Dick Grayson, Richard Grayson, preso sotto la tutela di Batman dopo la morte dei suoi genitori, il quale vestirà per primo i panni di Robin. Mentre qui lo vediamo scegliere una strada alternativa. I disegni interni sono simili a quelli che vedete qua, quindi un pochettino cartunosi, poco realistici, che non mi hanno convinto più di tanto. Non sono brutti, ma non mi hanno convinto. La vicenda ovviamente parla di Grayson che diventerà e su come sceglierà di diventare Nightwing. Tutta la storia è narrata dal punto di vista di Dick Grayson che ripercorrerà mentalmente tutte le scelte, tutto quello che l'ha portato a fare questa scelta. A livello storico siamo arrivati a un punto che Dick Grayson è grande, sta diventando grande, sta lavorando con i Teen Titans e al college, sta facendo molte cose al di fuori di Gotham e al di fuori della Batcaverna. È proprio distante, lontano. Ed è proprio Batman a dirgli: sei licenziato, vattene, lascia qui il tuo costume. A questo punto, Dick Grayson non sa più cosa fare. È sempre stato Robin da che era giovane. E adesso non può più vestire quei panni. Andrà a Metropolis, dove ci sarà un capitolo molto interessante, dove parlerà per l'appunto con Superman, con Clark Kent, e successivamente questi primi capitoli sono un pochettino più introspettivi, ma ci mostrano un personaggio che ha delle possibilità alternative, può scegliere lui cosa fare della sua vita. E fa delle scelte, okay, che col senno di poi non erano giuste per lui, ma che in quel momento lui si sentiva di dover fare per capire chi era. È un racconto di formazione, di presa di coscienza di chi è realmente e di tutti i passaggi che l'hanno portato a prendere coscienza di essere Dick Grayson e che il suo ruolo nella società era quello di indossare i panni di Nightwing. Abbiamo quindi molte vicende secondarie, molti dialoghi, molti incontri, molte riflessioni, che in ogni caso non annoiano mai il lettore, in quanto sono piuttosto intense. E, ok, oltre a quando sceglierà di indossare i panni di Nightwing, dovrà farsi conoscere da chi già lo conosce con la sua nuova identità, quindi ritornerà a farsi vedere dagli altri. E alleati, e quindi da Batgirl, James Gordon, da Batman, da Alfred e da altri, e anche dagli avversari canonici Joker, Pinguino, Due-Facce, Killer Croc e altri. A essere presentato in questo volume non è solo Nightwing, ma è anche, e questo mi è un attimo, come già qui, Jason Todd è un ragazzino molto problematico, con un passato piuttosto difficile, che qui in realtà non ci viene presentato sotto questo punto di vista, cioè non ci viene poi presentato più di tanto, che viene sorpreso da Batman a cercare di rubare le gomme della Batmobile e verrà portato a Villa Wayne per essere addestrato come nuovo Robin. E quindi abbiamo anche questa sottotrama all'interno di questo Nightwing anno 1, quindi la contrapposizione tra vecchio e nuovo Robin, e di come possono operare, collaborare eventualmente, scontrarsi.
che dire oltre a questo? L'album mi è piaciuto, chiaramente non siamo ai livelli di altre storie dei personaggi di Batman, non siamo sicuramente ai livelli di Batman anno 1, che come storia di origine è molto più voluta, molto più cupa, molto più matura rispetto a questo Nightwing anno 1, ma si tratta, almeno per quello che è, a me è una storia che è piaciuta. Non un capolavoro, ma una bella storia di approfondimento su come è nato un personaggio. Ed è interessante, almeno per me, che sto leggendo lo spillato della Lion con Batman, Detective Comics e Nightwing, sapere dove è nato il personaggio che sto leggendo, perché di fatto non l'avevo mai fatto, ma lo sto leggendo solamente la gestione nuova. Ed è ancora più interessante leggerlo adesso che, spoiler, spoiler enorme, quindi fate attenzione, Grayson è creduto morto e non esiste più Nightwing. Cioè, il personaggio è un personaggio interessante proprio perché è in continua evoluzione. Nato nel 40 è quello che ha assunto più ruoli per essere. Cioè, neanche Batman è più vecchio di lui, ma è più stantio, più statico. Stessa cosa Superman. Dick Grayson invece ha avuto questa parentesi evolutiva che l'ha portato a diventare Robin, crescere, maturare, diventare Nightwing e adesso vestire dei panni nuovi. È un personaggio che sa rinnovarsi ed è quindi un personaggio che si preannuncia interessante. Detto questo, ancora grazie a TK per avermi dato l'opportunità di leggere questa storia. E consiglio la lettura, sì, sia per chi non conosce il personaggio, perché comunque sia ci sono tutti gli elementi per capire chi è il personaggio. E, come dicevo, non è un capolavoro, ma è una bella storia, quindi mi sento proprio di consigliarla. Se l'ho trovata a dei prezzi umani, perché immagino che come arretrato, che come ogni cosa edita dal planeta non sia proprio economicissima. Però se riuscite a rimediarla ad un prezzo accettabile, se il personaggio vi può interessare o volete sapere semplicemente chi è un buon albo, lo consiglio veramente. Detto questo, ci vediamo alla prossima recensione. Sigla!